Cambiare outfit per sedurre un uomo oppure no? Parliamo di questo. Questa ragazza dice: consigliami l'outfit. Mi sono rifatta il sopra e faccio anche molta palestra, quindi ho anche un bel di dietro, ma sono in forma. Per un primo appuntamento posso mettere stivali neri con i leggings, una maglietta nera a collo alto senza reggiseno? La maglietta a collo alto non è un maglione, è leggera, quindi si vedono i cosi, insomma, che non posso dire. Ma al tempo stesso ha il collo alto, quindi sono coperta su di me, è un effetto comunque molto molto interessante, forse troppo, è too much. Non perché io voglia fare il puritano, ma nella testa di un uomo vedere l'esposizione completa di questi, ok, quindi della parte... cose che sai, non posso dire che mi bannano poi dai social media. Ovviamente rimanda molto e subito a quello. Quindi assolutamente no, cambia outfit se sai che sei molto prorompente, ti puoi puritanizzare, si può dire, rendere più puritana, nel senso se tu sai che hai un outfit molto, scusami, se tu sai che hai delle forme molto interessanti, allora è più funzionale far come se queste forme risaltino, come se le coprissi, cioè una cosa di questo tipo. Tuttavia puoi usare una scollatura interessante, quella va bene, una scollatura standard. Se possibile, come suggerisco anche nell'altro corso, nei corsi che hai visto, sicuramente quello sull'uomo a letto, eccetera, come far passare un uomo a letto e se utilizzi l'ideale. L'utilizzo del rosso è molto interessante, quindi se hai per esempio nel tuo caso una parte superiore prorompente, utilizzare magari una cosa, quindi rossa sotto in quel caso, che tiene, magari sporge un po', si vede un po', quello comunque porta l'attenzione e porta gli occhi lì e quindi no, crea questo continuo rimando continuo quando stai all'appuntamento del rosso, il rosso, il rosso, il rosso, ok. E lo porta poi nel punto dove vuoi, cioè in questa zona. E questo tanto per dire. Io tenderei quindi a non essere eccessivamente esposta in questo modo come fai tu, in quanto questo, avendo anche delle forme prorompenti, ti porterebbe immediatamente, quindi porterebbe subito l'uomo a pensare a quello, subito, subito, cioè immediato, ok? Quindi puoi togliere un po' quello, se sai che sei molto prorompente, quindi non hai problemi a essere, tra virgolette, prorompente e provocante in quel senso. Questo è quello che farei. E poi l'utilizzo del rosso, cioè metti sempre qualcosa di rosso, ok? Può essere anche una cosa stupida, però metti il rosso perché il rosso rimanda l'attenzione, ricorda, quindi riporta sempre gli occhi su di te, aumenta le volte in cui la persona ti guarda, che aumenta il senso di familiarità, che aumenta il potenziale di investimento, che aumenta l'interesse, cioè è un dettaglio, è tipo il 3%, però fallo, ok? Rispetto a tutto il resto. È sempre quell'edge in più, quel vantaggio in più che vuoi avere, che sul lungo termine genera risultati.